Bebè Nauta, il bebè astronauta. Ed è così che abbiamo salvato la montagna Fantasy dal super meteorite gigante. Wow. Vi ho mai raccontato di come si formano i meteoriti? Esiste un'incredibile leggenda sulla Fantasy Saltimbanco che una volta ha toccato una stella. Wow. Comunque, sapete quante stelle esistono? E sapete com'è riuscita a toccare la stella? È saltata così in alto che... Ieri ho scoperto il pianeta lacrima. Wandy, smettila, vogliamo sentire solo storie interessanti. Un bebè nauta è atterrato su quel pianeta e non è più riuscito a rientrare. È lì che piange. Wow. Davvero? È la verità? Certo che è vero. Il bebè nauta era un bebè che viaggiava tra le stelle tanto tempo fa e lì restò. Perché? Perché il bebè nauta non sapeva come tornare. Cosa? Eh? Il bebè nauta è ancora lì, da solo? No. Che tristezza! Non mi levo dalla testa il bebè nauta! Perso nello spazio, tutto solo! Come è potuta accadere una cosa simile? Abbiamo il compito di proteggere e osservare! Dobbiamo salvare il bebè nauta! Sì, andremo nello spazio! Non vedo l'ora! Pianeta lacrima, eccomi! Non possiamo andarci così, fa molto freddo lassù e le tue ali non resistono. Io però posso farcela, mi basta saltare sulle nuvole di gelato. Cosa state facendo? Cerchiamo di andare nello spazio per salvare il bebè nauta. Quale bebè? Ah, sì, il bebè nauta. Idea, saltiamo come la Fantasy Saltimbanco. Andiamo nello spazio. Andate nello spazio. Yay! Beh, vi servirà un walkie-talkie. Sì, sì, lo so. Però cosa dovrei fare? La storia del bebè nauta l'ho inventata. Ma non posso dirgli la verità ora. Io direbbero, volevo solo un po' di attenzioni. Wandy la storia ha inventato e il walkie-talkie ce l'ha rivelato. Ah sì? Ora le mostreremo il bebè nauta. Una lezione le volete dare? Ed io vado a mangiare. Oh, è pesantissimo! La prossima volta veniamo da te! Che succede? Guarda e vedrai! Non è possibile! Il pianeta lacrima! Non è il pianeta dove si è perso quel bebè? Quale bebè? Oh sì, certo, il bebè nauta. Beh, Jen e Jessie sono andate là. Ma come? Saltando, le puoi sentire da qui. Ciao Fantasy, state bene? No, non riusciamo a ritornare. Aiuto, aiutateci. Oh, ora cosa facciamo? Volevano salvare il bebè nauta e ora sono bloccate là. Oh no! Tranquille, ti salverò io! Winnie, veloce, alla mia nave! Non preoccupatevi, risolverò io la cosa! Wow, sono arrivata! Jenna, Jessie, dove siete? Il bebè nauta. Ma se era tutta un'invenzione? Bebè nauta! Ti ho trovato finalmente! Eh? Ma cosa ci fate voi qua? Come avete... Ti abbiamo preso in giro! Sappiamo che il bebè nauta non esiste. Ti abbiamo sentito attraverso il walkie-talkie. Avete ragione. Volevo solo raccontarvi una storia interessante. Mi spiace. Beh, ma è sbagliato raccontare bugie. Però non hai esitato un attimo per venire a salvarci. Sei una grande amica. Ora sì hai una fantastica storia da raccontare. Wow! Voilà! Agli amici mai devi mentire. La verità sempre devi dire. E quindi il bebè nauta è reale? La puntata è finita e Bandy non l'ha capita.